sta per iniziare il secondo incontro della nostra nazionale in terra messicana. Con il numero 1 Motta, con il numero 2 Vantolra, con il numero 3 Galindo, con il numero 4 Núñez, con il numero 5 Pérez, con il numero 6 González, con il numero 7 Díaz, con il numero 8 Morales, con il numero 9 Borja, con il numero 10 Cisneros, con il numero 11 Padilla, con il numero 2 Anquilletti, con il numero 3 Sacchetti, con il numero 4 Bertini, con il numero 5 Burgni, con il numero 6 Malatrasi, con il numero 7 Prati, con il numero 8 Merlo, con il numero 9 Anastasi, con il numero 10 De Sisti, con il numero 11 Riva. Scelta del campo, ecco Sardella inquadrato. Sacchetti ha scelto il campo e si è schierato, come avete visto chiaramente dal suo gesto, alla destra. Ed ora il collega Aldo Biscardi consegna all'arbitro italiano Antonio Sardella il fischietto d'oro, premio Lo Sport 1968, assegnatogli da una giuria formata da giornalisti italiani e stranieri. Ci stiamo trasmettendo da Città del Messico, dallo stadio Azteca, ma nel pomeriggio del 6 gennaio è iniziata la partita. Poi c'è un fallo che è stato compiuto da Merlo, anzi da Anquilletti, e la punizione è già battuta dai messicani. Mette Perez in condizione di effettuare un cross ed Alberto si para a terra. Padilla, fallo di Burgnic su Padilla, calcio di punizione in favore del Messico. Batte il calcio di punizione Perez, filtra Padilla, traversone e la palla è sul fondo. I messicani, il cross di Perez, colpo di testa, ha battuto il tiro dalla bandierina Padilla. Dopo un leggero colpo di testa ha scambiato con Padilla, avanza Perez, gli toglie la palla Malatrasi. Colpo di testa di Riva, alto e sul fondo. Cisneros, Cisneros riceve tiro e parata di Albertosi. Padilla, parata di Albertosi su tiro grosso di Padilla. Riva, fallo su Riva compiuto da Galindo. Calci che prende la rincorsa, tiro nettamente sul fondo, un 5 metri sulla destra della porta messicana. Il tiro è deviato da Malatrasi, cerca di riprenderlo ancora al volo González. Tiro di Cisneros, parata di Albertosi, tiro insidiosissimo che Albertosi con su cross di Díaz, Borja, fallo di Núñez su Anastasi. Di De Sisti, Bertini, Borja controllato da Burgnic, il passaggio indietro a Malatrasi, resiste Malatrasi, interviene poi parata di Albertosi che esce bene in un groviglio, la rimessa in gioco di Anastasi, il passaggio a Prati. Fallo di Núñez su Prati, calcio di punizione in favore della squadra italiana. È stata battuta da Merlo, puntata di Anastasi, il suo cross d'angolo battuto da De Sisti. Tiro di Facchetti. Ha respinto Burgnic. Tiro di Galindo, parata di Albertosi. Mezzo di Anquilletti, Borja, Padilla. Parata
testa di Albertosi sul tiro cross di Padiglia. Finta di Diaz che ha fatto partire un tiro ad effetto che non... Il tiro è nettamente sul fondo. Parata di Motta, Cecchi, mentre sta scadendo il primo tempo. Fallo di mano di Riva, fallo di mano di Riva. Nettissimo calcio di punizione in favore della squadra messicana. Non si può parlare di gol annullato perché Riva ha tirato nettamente con la mano. L'appuntamento fra un quarto d'ora circa in diretta via satellite da Città del Messico. Dopo il primo tempo, Messico 0, Italia 0. Ecco iniziato il secondo tempo. Ha lasciato proseguire Morales, sul suo cross esce Albertosi e para. Perez ancora sul suo cross, un colpo di testa, Morales, cross di Morales, un colpo di testa di Burgni, di Morales, sul suo traversone, tiro di Borja e parata di Albertosi. Valtorrà controllato da De Sisti, il tiro è alto e sul fondo. Cross di Prati. Tenta il tiro al volo anche in Letti senza successo. Palla sul fondo. Battuto il calcio d'angolo, il colpo di destra di Padiglia è sul fondo. Tiro da molto lontano di Padiglia, la palla è nettamente sul fondo. De Sisti dopo che Diaz ha mancato la palla di testa. Fallo su Riva, compiuto da Nunez, calcio di punizione in favore della squadra italiana, mentre ecco che i messicani sostituiscono un uomo, entra Fragoso ed esce Cisneros. Riva, tiro di Riva, parata di Motta. Ecco il cross di Perez, colpo di testa, Perez, Anquilletti, Padiglia, Padiglia, Padiglia ha portato in vantaggio il Messico al 17° minuto. Borja, poi c'è un cross di Morales, para Alberto Lucci sulla torre di Fragoso, dopo una deviazione ancora riesce. Diaz, Fragoso, Anquilletti riesce ad impedire la tira Gonzales e la palla è alta di un coppio all'incrocio dei pari sulla destra di Albertosi. Tiro di Perez, parata di Albertosi, molto bella in calcio d'angolo. Esce Albertosi in presa. Gonzales, tiro alto di un coppio sopra l'incrocio dei pali. La versione di Gonzales, colpo di testa di Fragoso, non è difficile per Albertosi. Colpo di testa di Padiglia. Riva. Condotto da Morales. Deviazione di Anquilletti o Burgnic che era su Borja. Burgnic ha deviato quel tiro cross. Borja, Gonzales, tiro di Gonzales, che... pronto il cross, parata di Albertosi che soffia con un bel intervento acrobatico la palla a Diaz. Manastasi va a recuperarlo, termina a terra su intervento di Galindo, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Punizione da Facchetti e per Pertini.
Poi c'è un fallo per intervento a gamba tesa di Gonzalez. Fallo su Merlo compiuto da Fragoso. Punizione battuta in favore degli azzurri dal De Sisti, che ha passato ad Anquilletti. Cross di Anquilletti, non riesce la deviazione di Riva, ed è poi Gonzalez che alza la palla e che va in avanti. Gliela tolta Nunez e Pratico mette fallo su Nunez, calcio di punizione in favore del Messico. Afferma Bertini, tiro di Bertini, palo, rete, pareggio di Bertini con un tiro da 35 metri. Bertini ha pareggiato. Gli avversari. Ecco il fischio finale di Sardella e la partita finisce 1-1. Ripetiamo, 1-1 il risultato della seconda partita. All'ultimo minuto ha pareggiato Bertini, rimediando una situazione che sembrava oramai irrimediabilmente compromessa. Si conclude così con un successo italiano la tournée in Messico, vinta per 3-2 la prima partita, pareggiata per 1-1 la seconda. Italiana in Messico, una prima partita eccellente, una seconda partita con un primo tempo buono e un secondo tempo veramente un po' preoccupante da parte dei nostri azzurri, che comunque con un guizzo e un gran tiro di Bertini all'ultimo minuto sono riusciti ad evitare una sconfitta. Ed ora termina la tournée messicana, questa sera si vola di nuovo in Italia. Signore e signori, vi abbiamo trasmesso in ripresa diretta dal Messico via satellite la telecronaca diretta delle due partite della nostra nazionale, vinta per 3-2 la prima, pareggiata 1-1 la seconda. 0-0 dopo il primo tempo, ha segnato Padiglia al 17esimo, pareggio di Bertini al 44esimo.